minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio. Siamo nella rampa che porta alla cripta di San Pio da Pietrelcina e ci siamo fermati in una delle 36 nicchie di questa rampa, in particolar modo questo mosaico che racconta un po' la prigionia di quest'uomo, il cardinale Minsenti, e di Padre Pio da Pietrelcina, che gli porge le ampolle dell'acqua e del vino per, lo vediamo, col calice, con la celebrazione, per la celebrazione dell'Eucaristia. Cosa era accaduto? Il cardinale Minsenti era stato incarcerato già dal dicembre del 1948 dalle autorità comuniste ungheresi e condannato all'ergastolo. L'anno successivo, dopo un processo farsa che lo accusava di cospirazione contro il governo, venne condannato e per 8 anni rimase in carcere e agli arresti domiciliari e venne poi liberato nel 1956. Quindi si rifugiò nell'ambasciata statunitense di Budapest e lì vi rimase fino al 1973, quando Paolo VI lo sollevò dalla guida della sua diocesi. Che cosa era accaduto? Questo episodio, che ci viene direttamente raccontato da Angelo Battisti durante il processo di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Angelo Battisti, che era amministratore della Casa Sollievo della Sofferenza, nonché anche dattilografo della Segreteria di Stato Vaticana, raccontò questo episodio, un episodio che gli era stato comunicato da un sacerdote di Budapest che si trovava a Roma e che chiese una conferma a Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Ha raccontato questa scena, la visita di Padre Pio al cardinale Minsenti. Il cappuccino stigmatizzato, mentre è a San Giovanni Rotondo, si reca da lui per portargli il pane e il vino per celebrare la Santa Messa. Simbolico è il numero di matricola che vediamo sul pigiama del detenuto, il 1956, proprio l'anno della liberazione del porporato. Col passare del tempo si faceva vivissimo questo desiderio di poter celebrare la Santa Messa e una mattina si presentò Padre Pio con tutto l'occorrente. Il cardinale celebra la Santa Messa e Padre Pio gliela serve. Poi parlarono a lungo e alla fine Padre Pio scompare con quanto aveva portato. E una sera del marzo del 1965 Angelo Battisti si fece coraggio per chiedere qualcosa di straordinario. Infatti a questo sacerdote aveva detto: ma se io chiedo una cosa del genere a Padre Pio, Padre Pio mi prende a male parole. Si fece coraggio quella sera e gli chiese: padre, ma il cardinale Minsenti l'ha riconosciuta? Dopo una prima risposta contrariata da Padre Pio, la seconda fu esaustiva. Che diamine, disse Padre Pio, ci siamo visti e ci siamo parlati, vuoi che non mi abbia riconosciuto? E questa è la conferma della bilocazione avvenuta con il cardinale Minsenti. Poi Padre Pio aggiunse: il diavolo è brutto, ma lo avevano ridotto più brutto del diavolo, il che sta a dimostrare che Padre Pio lo aveva soccorso fin dall'inizio del suo arresto, perché non si può umanamente concepire come il cardinale avesse potuto resistere a tutti quei patimenti ai quali è stato sottoposto e che lui stesso ha raccontato nelle sue memorie. E Padre Pio, salutando Battisti, gli disse: ricordati, caro Angelo, di pregare per questo grande confessore della fede che ha tanto sofferto per la Chiesa.